Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Già abbiamo presentato nelle due precedenti puntate la giornata mondiale dei giovani a Cracovia con l'anticipo a Radom. La terza parte di questo servizio è molto interessante, è proprio l'incontro diretto con il Santo Padre al campo della misericordia a Cracovia. Un momento di grazia, la fede dei giovani, l'entusiasmo dei giovani e le parole del Papa per una Chiesa viva, una Chiesa beata, felice, che riflette sulle beatitudini. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella, allora vi invito a seguirci e vi auguro una buona visione. La parola misericordia campeggia in ogni punto di incontro dei giovani, è il cuore delle catechesi dei vescovi. Il 28 luglio del pomeriggio ci rechiamo al campo Blonia per vivere l'incontro con Papa Francesco uniti agli 800 vescovi partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. L'allarme sicurezza è alto. C'è dispiegamento di forze da ogni parte. Anche i vescovi vengono sottoposti al controllo con il metal detector. Siamo qui con la pioggia, Papa Francesco sta arrivando con la sua papamobile, i vescovi l'attendono e la pioggia batte forte, ma i cuori sono caldi. Per questo incontro qui, che dà inizio con Papa Francesco alla GMG. Arriva Papa Francesco, alla sua presenza iniziano le presentazioni delle nazioni, con bandiere, canti, danze, costumi tradizionali, che evidenziano la bellezza di un mondo unito. C'è grande silenzio quando prende la parola Papa Francesco. E mi conforta il cuore vedervi così esuberanti. La Chiesa oggi vi guarda. Direi di più. Il mondo oggi vi guarda. Faccio la domanda un'altra volta. Le cose si possono cambiare? Sì. D'accordo. La misericordia ha sempre il volto giovane. Perché un cuore misericordioso ha il coraggio di lasciare le comodità. Un cuore misericordioso sa andare incontro agli altri, riesce ad abbracciare tutti. Un cuore misericordioso sa essere un rifugio per chi non ha mai avuto una casa. Dopo l'incontro con il Papa, le piazze di Cracovia si popolano di giovani che assistono ai concerti che vengono proposti. Il luogo delle catechesi è la chiesa di Santa Margherita, questa chiesa che ci accoglie in questi giorni come ospiti ma con tanta cordialità. C'è stato l'incontro di una forte catechesi tenuta da Monsignor Santoro con i giovani dell'Abruzzo e del Molise, da Avezzano, Sulmona, Teramo, Lanciano e anche Trivento. Ha presieduto questa celebrazione l'Arcivescovo di Pescara. Un momento molto bello di chiesa abruzzese molisana, queste diocesi unite alla giornata mondiale della gioventù e la gioia dei giovani di ritrovarsi insieme a vivere questi momenti di ascolto e di celebrazione. Misericordia riceverai.
Viene preparato un piatto di pasta asciutta per tutti. Occorrono energie perché la giornata è lunga e impegnativa. Nel pomeriggio andiamo a piedi al campo Blonia. È una grande gioia incontrare qui a Cracovia Monsignor Julio, il vescovo di Stmina Tadò, con cui la diocesi Sulmona-Valva ha vissuto il gemellaggio alcuni anni fa. Eccellenza, questo cammino qui a Cracovia, il significato di questa GMG per i giovani della Colombia? Per noi questa esperienza è molto bella, è un'esperienza per ascoltare il Dio vivo, il Signore che veramente deve essere la nostra strada, come ha detto il Papa Francesco. È proprio la misericordia quello che rivela l'amore del Padre nella faccia di Gesù, è quello che deve caratterizzare propriamente la Chiesa, è l'essere proprio della Chiesa, la misericordia. Ecco eccellenza, noi siamo venuti a Stmina Tadò a realizzare una piccola opera di misericordia a favore delle donne con la costruzione di una casa. Non dico piccola, è una cosa grandiosa per noi. Quest'opera è veramente grande, bella. Le donne, i bambini e anche la gioventù che ancora lavora in questa casa è molto sviluppata grazie a questa opera di misericordia. È tutto pronto qui a Campo Blonia per la solenne Via Crucis presieduta da Papa Francesco. La pioggia ha smesso di cadere e finalmente è comparsa una sfera di luce e di sole. Al centro delle 14 stazioni della Via Crucis ci sono le opere di misericordia. Peccato e liberazione, sofferenza e cura, morte e risurrezione. Il legno della croce porta su di sé tutto il dolore del mondo. Il Calvario è la scala verso il cielo. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Queste parole di Gesù vengono incontro all'interrogativo che più volte risuona nella nostra mente e nel nostro cuore. Dove è Dio? Dove è Dio se nel mondo c'è il male, se ci sono uomini affamati, assetati, senza tetto, profughi, rifugiati? Dove è Dio quando persone innocenti muoiono a causa della violenza, del terrorismo, delle guerre? Dove è Dio quando malattie spietate rompono legami di vita e di affetto? Esistono domande per le quali non ci sono risposte umane. Possiamo solo guardare a Gesù e domandare a Lui. E la risposta di Gesù è questa: Dio è in loro. Gesù è in loro, soffre in loro, profondamente identificato con ciascuno. La Via Crucis, presieduta dal Papa nel segno del Vangelo dei piccoli, con la croce portata dai giovani impegnato accanto ai dimenticati e agli esclusi, ha toccato il cuore di tanti e soprattutto dei giovani che hanno capito che dire misericordia è dire futuro e speranza di cielo. La bella città di Cracovia fa da cornice alla Giornata Mondiale della Gioventù, con le sue chiese e i suoi monumenti. In Piazza Mercato i diversi pannelli con i volti dei santi della Polonia.
Nel pomeriggio si cammina per raggiungere il campus della Misericordia. Tutti vengono controllati dalla sorveglianza. I giovani si esibiscono con delle performance introduttive. Il campus preparato qui a Cracovia è sterminato. Ci stiamo preparando a vivere l'incontro con Papa Francesco e la veglia di preghiera. Meno male che il pomeriggio è assolato. Papa Francesco parla ai giovani e le sue parole giungono dritte al cuore. Invita a non confondere la felicità con un divano. Volete essere liberi? Sì. Volete essere svelti? Sì. Volete lottare per il vostro futuro? Sì. Non siete troppo convinti, eh? Volete lottare per il vostro futuro? Sì. E c'è tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi. C'è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole attontiti, immaboliti, addormentati, ma mai liberi. No, questo non. Dobbiamo difendere la nostra libertà. Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre oltre. Gesù non è il Signore del comfort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio. Bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possano aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall'amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo la pazzia del nostro Dio, che ci insegna a incontrarlo nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nell'amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. Continuando, il Papa dice ai giovani: il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia, perché la vita è bella sempre per lasciare un'impronta. La storia oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che siano altri a decidere il nostro futuro. No, noi dobbiamo decidere il nostro futuro. La vita di oggi ci dice che è molto facile fissare l'attenzione su quello che ci divide, su quello che ci separa. Abbiate il coraggio di costruire ponti e non innalzare muri, e tutti noi chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità. Fate ponti, datevi la mano tutti voi, è il ponte primordiale, è il ponte umano. Nella vita bisogna rischiare. Chi non rischia non vince. Con questo ponte andiamo avanti. Jest nim eucharystyczny Jezus, źródło miłosierdzia. Dopo il grande e toccante discorso del Papa, mentre avanza la notte, si adora Gesù presente nella Santa Eucaristia.
Gesù, tu sei la misericordia, tu sei la via. Aiuta ciascuno di noi a lasciare un'impronta che riempia la propria vita e quella degli altri. Grazie Gesù che sei in mezzo a noi. Tutta la notte i giovani la trascorrono nel campus della Misericordia. Per fortuna non piove. Al mattino dalle casse amplificate si diffondono i suoni e i canti che preparano l'arrivo del Papa per la celebrazione eucaristica. Dal palco della celebrazione assistiamo a una scena indescrivibile di bellezza. Una marea di giovani, sono oltre 2 milioni, per celebrare il giorno del Signore con Papa Francesco. Siamo qui sul palco dove c'è l'altare per la celebrazione eucaristica che presiederà Papa Francesco tra poco. Alle mie spalle la croce dei giovani della gioventù e l'icona della Madonna Salus Populi Romani. I vescovi si stanno preparando, è un momento molto intenso, tutti intorno alla mensa eucaristica, il centro, il cuore della giornata mondiale dei giovani qui a Cracovia, al campus della Misericordia. Commentando il Vangelo dell'incontro di Gesù con Zaccheo a Gerico, Papa Francesco ha detto: «Cari giovani, non vergognatevi di portare tutto a Gesù, specialmente le debolezze, le fatiche, i peccati, nella confessione. Lui saprà sorprendervi con il suo perdono e la sua pace. Non abbiate paura di dirgli sì, con tutto lo slancio del cuore, di rispondergli generosamente, di seguirlo. Non lasciatevi anestetizzare l'anima, ma puntate al traguardo dell'amore bello, che richiede anche la rinuncia. È un no forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a se stessi, ai propri comodi». All'Angelus poi si è rivolto ai giovani con queste parole: «In questi giorni abbiamo sperimentato la bellezza della fraternità universale in Cristo, centro e speranza della nostra vita. Abbiamo ascoltato la sua voce, la voce del buon pastore, vivo in mezzo a noi. Egli ha parlato al cuore di ciascuno di voi, vi ha rinnovati con il suo amore, vi ha fatto sentire la luce del suo perdono, la forza della sua grazia, vi ha fatto sperimentare la realtà della preghiera. È stata una ossigenazione spirituale perché possiate vivere e camminare nella misericordia una volta ritornati ai vostri paesi e alle vostre comunità. Tra l'attesa e l'entusiasmo, il Papa ha dato l'annuncio che la prossima giornata mondiale della gioventù sarà nel 2019 a Panama. Con l'intercessione di Maria invochiamo lo Spirito Santo, ha detto il Papa, perché illumini e sostenga il cammino dei giovani nella Chiesa e nel mondo, perché siate discepoli e testimoni della misericordia di Dio. Lasciamo il campus della Misericordia per tornare nella parrocchia di Santa Margherita, dove siamo stati accolti dalle famiglie. Nel pomeriggio, dopo un forte temporale, torna la calma. C'è il tempo per recarci in una chiesa al centro di Cracovia. A poco distanza dalla piazza del mercato qui a Cracovia c'è la chiesa di San Domenico, che in questi giorni ospita i resti mortali del beato Pier Giorgio Frassati, questo santo che diceva di guardare in alto, famosa la sua espressione: non vivacchiare ma vivere. È un momento di incontro con i giovani in questa chiesa, con un santo giovane. Il nostro viaggio continua. È il 1 agosto 2016. Da Cracovia ci rechiamo a Częstochowa, cuore pulsante della devozione mariana. Sono le prime ore del mattino, il tempo è chiuso ed è piovoso. Ma nel cuore dei giovani c'è tanto desiderio di venire qui a ringraziare la Madonna per questa GMG, aprirgli il cuore, dire grazie e pregare, chiedere aiuto per prospettive future.
rientriamo in Italia. Tra i partecipanti alla GMG c'è lo scambio di esperienze. Beh, la GMG è sicuramente un'esperienza bella da vivere, perché si vede come la Chiesa sia alla fine sia internazionale, anche perché quando io sono la prima esperienza in GMG e quando vai là e vedi tutte le nazioni insieme è un'esperienza che è da provare assolutamente. Questo percorso è stato sicuramente molto bello, formativo, in quanto abbiamo avuto modo di sperimentare come diversi popoli provenienti da tutto il mondo possono stare insieme, quindi costruire piuttosto che dei muri, appunto dei ponti, come ha detto il Papa. Allo stesso tempo però, come la vita, è stata anche abbastanza dura. E quindi in qualche modo a me personalmente ha insegnato che se si vogliono vivere belle esperienze bisogna anche tenere duro nei momenti difficili. E quindi comunque un'esperienza bellissima che consiglierei a tutti i giovani. No, per me è stata un'esperienza molto particolare, diversa dal solito, vivendo la cristianità diversa dalla quotidianità. È stato bello soprattutto un momento in cui con la famiglia, in cui eravamo gemellati a Radom, ci siamo recati in un posto dove praticamente è sepolto un ragazzo di 7 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva combattuto per preservare la città di Varsavia dai tedeschi. Ed è stato toccante perché la famiglia mi ha praticamente raccontato come ogni anno tutto il popolo polacco si raduni attorno a questa figura e preghi soprattutto per la pace sia in Europa che nel mondo. Per me è stata un'esperienza davvero indimenticabile e spero sia soltanto la prima di una lunga serie. Secondo me è stata una bellissima esperienza perché si poteva essere, diciamo, se stessi e quindi avere la possibilità di dire quello che si pensava, quindi spero che sia la prima pure per me di una lunga serie. Constatato davvero che Gesù Cristo esiste, ci ha voluto nella Chiesa, ci ha voluto anche in questa GMG. Sono sicuro che ad ognuno di noi attraverso le parole di Papa Francesco, Gesù Cristo ci abbia voluto direttamente parlare alla nostra anima. Per questo ne sono molto felice. Per me la GMG è stata una bellissima esperienza perché comunque mi ha permesso di vedere un paese di cui ignoravo la bellezza, perché comunque pensavo che la Polonia non fosse così bella, e mi ha regalato un sacco di emozioni perché comunque le persone che ci hanno circondato ci hanno sempre trattato bene come figli e quindi in qualche modo ci hanno fatto sentire a casa. È stata un'esperienza davvero fantastica, soprattutto per tutti gli incontri fatti. E la cosa più bella è che in una società dove la relazione è sempre più alienata, no? A causa di tanti strumenti, a causa di quello che dei cambiamenti della stessa, mi sono sentito di nuovo vivo, no? Nell'incontro con altre persone, nel comunicarsi, nel relazionarsi, nel vivere una gioia di una qualità diversa. E per questo sono davvero felice. Dopo tanto tempo posso dire che mi sono sentito davvero felice. No, la GMG è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto nuove amicizie, abbiamo conosciuto dei ragazzi di altri paesi come Sulmona, Teramo, ma anche provenienti da altre parti dell'Italia oppure da altre parti del mondo come il Canada, Stati Uniti, e rifarei molto volentieri questa esperienza, infatti ci vediamo a Panama 2019. Porto a casa dalla GMG sicuramente il legame con gli altri, l'incontro soprattutto con il Signore nella Chiesa che è universale e che è veramente mondiale, e il rapporto completamente saltato per quanto riguarda barriere, ma invece ponti, veramente ponti essenziali che hanno costruito legami con altre persone in maniera così semplice e così bella che ti fanno sentir parte sia di un'umanità che vuole veramente rendere qualcosa di buono. La GMG di quest'anno a Cracovia è stata un'esperienza meravigliosa e un'esperienza di Chiesa. Sicuramente il momento più emozionante è stata la veglia con il Santo Padre, il momento in cui tutti i giovani si sono presi per mano, perché in quel momento, ecco, abbiamo testimoniato al mondo intero che in questi tempi difficili è possibile costruire un mondo migliore, un mondo dove è l'amore a vincere su tutto. Questa per me è stata la prima volta in GMG, è comunque un'esperienza molto intensa e i momenti di condivisione sono stati molto importanti, momenti di condivisione con gli altri ragazzi che non conoscevo, con le famiglie e poi la veglia con il Santo Padre.
E niente, mi sono divertito molto. Vabbè, tante nuove esperienze di vita e spero che mi ritorneranno utili nel futuro. GMG è stata un'esperienza veramente bella, soprattutto la settimana che siamo stati anche a Cracovia. Abbiamo accolto le parole del Santo Padre che ci ha incoraggiati a costruire un mondo di pace e un mondo di amore, perché anche se i tempi sono difficili, però la speranza non la dobbiamo mai perdere. Credo tanta stanchezza, ma allo stesso tempo tanta gioia e soprattutto la possibilità di aver offerto ai giovani, ai nostri giovani, di vivere la dimensione della Chiesa universale. Quindi abbiamo fatto un investimento non sul loro futuro, perché i giovani non sono il futuro, ma sul loro presente. Mi auguro veramente che le nostre parrocchie, le nostre diocesi accolgano questi giovani come un dono prezioso di profezia per il loro cammino di fede. Dopo ore e ore di cammino, nello spazio dell'autogrill celebriamo l'Eucaristia per ringraziare il buon Dio per il dono della Giornata Mondiale dei Giovani, che ci ha fatto fare esperienza di una Chiesa bella, giovane, felice, beata, pronta a comunicare la misericordia ricevuta. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani». Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno». L'acqua è essenziale alla vita di tutta l'umanità. Nessuno perciò deve distruggerla, abusarne, sprecarla, inquinarla. Nel Vangelo di questa domenica l'acqua diventa simbolo della sete che l'uomo ha di Dio. Lo comprendiamo bene nel dialogo tra Gesù e la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. Tante volte questa donna è andata a quel pozzo ad attingere l'acqua e la sete è tornata nuovamente. Questa volta però incontra qualcuno capace di soddisfare per sempre la sua sete. Lei, come ci dice il Vangelo, moglie di tanti mariti dal passato torbido, viene fuori dalla pozzanghera perché è chiamata a bere l'acqua che estinguerà la sete: Gesù Cristo stesso. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gesù rivela alla samaritana il suo volto e lei si sente raggiunta da una luce, ma soprattutto accolta. C'è l'incontro tra Gesù, misericordia, e la miseria della samaritana. L'acqua che Gesù dona è il suo amore, la sua accoglienza, la sua misericordia, il suo perdono che dissetano e consolano.
Dice Gesù: chi berrà l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Gesù ha sete di anime, ha sete di noi, vuole tutti sazi della sua acqua. Il battesimo, la grazia che in esso ci dona. La donna samaritana, dopo che Gesù le promette la vera acqua, lascia l'anfora e sente la necessità di andare in città ad annunciare agli altri che ha incontrato Gesù Salvatore, sorgente di vita, di amore. Ha capito che un dono così bello non poteva tenerlo solo per sé e lo annuncia, lo testimonia agli altri perché vedano e vadano alla vera sorgente a prendere l'acqua viva della grazia di Dio. La Quaresima è questo tempo per riscoprire l'acqua viva che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo. Siamo figli di Dio, dissetiamoci alla sorgente della parola e della grazia. A tutti buon cammino di Quaresima verso la Pasqua, buona settimana, nella pace e nella gioia del Signore.